tutte! In questo video volevo finalmente farvi il room tour, il giro di tutta la cameretta. È un video che appunto ho girato qualche giorno fa, spero vi possa piacere, è nella modalità estate, quindi l'arredo è molto chiaro, molto, molto rosa. E se avete qualche domanda lasciate pure qualche commento sotto che risponderò. Vi lascio al giro, ciao ciao! Ecco, qui c'è la porta d'ingresso con la tenda davanti perché la sera vado a dormire e gradisco essere totalmente al buio. Ecco qui la mia camera. Allora, è una camera con letto singolo a ponte. La struttura, composta appunto da diverse ante, ha diversi anni, ha circa una ventina d'anni. Il letto, come potete vedere, pieno di cuscini, adesso non fateci caso ma è ancora da finire, volevo sistemare altri cuscini a righe sempre sull'azzurro e a quadretti. Il copriletto invece è un copriletto rosa normalissimo e sotto presenta appunto uno di quei cassetti estraibili che hanno all'interno un altro materasso per raddoppiare appunto i posti letto. Il tappeto è un classico tappeto in cotone rosa azzurro. Alla destra del letto troviamo una cassettiera Hemnes di Ikea, al posto di questa, se ricordate, nei precedenti video vedevate uno scrittoio marrone che è stato degnamente sostituito da questa che avevo nella casa a Genova quando studiavo là, ed è molto più capiente, molto più comodo, regge fino a 20 kg di roba per cassetto, non è male. Sopra questo comò ho voluto fare un po', diciamo, un angolo un po' femminile, tutto molto rosa e molto candido, dove ho posizionato una bajour bianca, dei bicchierini portacandela di Ikea, un vassoietto su cui appunto ho posto delle collanine in stile che riprendessero appunto i colori della cameretta, e un portafoto sempre di Ikea con all'interno un ananas che adesso impazzano su Pinterest e Instagram tutte ste ananas. Poi una testina fantastica che trovai a un mercatino dell'antiquariato, la cui corona di questa signorina è un tappo, è infatti una boccetta di profumo ed è meravigliosa. Qui invece troviamo un'alzatina con sopra due miei bracciali in plastica, qui un fiocco fatto da me Ruffled, come si dice, tutto rosa, cipria, chiffon e tulle. E poi sempre all'interno della Pocal dei bracciali in avorio, in plastica e di tutto un po'. Poi questo vasetto bianco con all'interno delle bandierine in stoffa realizzate da me grazie a un tutorial che ho trovato su un sito internet. E appunto un portanellini, quello di Tiger, che penso lo avremo tutte, che è comodissimo. E questa fontana che appunto feci il video 2 anni fa circa su come realizzarla ed è comunque molto comoda perché io vi sistemo appunto i gioielli, qui in questo caso non quelli che uso più spesso perché siamo ad agosto, rosa è un colore che utilizzo molto in primavera per cui sono qui per bellezza, diciamo. L'unico problema di questa è la polvere, ne tiene mai tanta che diventa problematica gestirla. In alto troviamo invece la ghirlanda luminosa di bicchierini di Maison du Monde e a fianco tre chiavi dipinte da me in tre tonalità differenti di rosa, oltre che a dei quadretti con delle frasi particolari, non tanto motivazionali perché non mi piacciono, però perle di saggezza, ecco. E un fenicottero rosa. Poi sempre questa realizzata da me con degli stecchini da spiedini, una gabbietta con un uccellino appeso e quella che in America fanno sempre con l'immagine degli States, io ho avuto un attacco di patriottismo, l'ho fatta con l'Italia e ovviamente il cuoricino rosso su Savona, giustamente. Sopra la porta invece sono porte in legno, mi piacerebbe cambiarle ma adesso sono spese nelle quali non mi voglio sobbarcare. Sopra troviamo invece tre stelle fatte appunto in origami in 3D di tre differenti colori, un rosa chiaro scuro e oro. Poi il bello viene di fronte al letto, ah questo è il mio lampadario, il dettaglio, un lampadario attaccato, vi ho messo tutti questi palloncini cinesi di tre colori diversi e davanti al letto, quindi noi adesso alla schiena, alla mia schiena, cioè ciao, alla mia schiena ho il letto e la cameretta a ponte e di fronte ho praticamente 3 metri di specchio. Armadio a specchio, che è un armadio eccezionale, anche questo ha una quindicina d'anni ed è enorme.
Non prende troppo spazio perché comunque sì, essendo la camera bianca e avendo gli specchi che riflettono, sembra grossa al doppio la stanza di quello che effettivamente poi anche vedendola vuota è. Ed è praticissimo perché adesso poi magari vi farò anche il closet tour. La prima parte contiene tutti i libri di scuola e non dizionari, vocabolari, non i libri di lettura però. La seconda vestiti, cambio di stagione, inverno, estate, inverno, e la terza sempre abbigliamento con borse. E tanto vi faccio vedere anche che cosa vedo io dal mio terrazzino, sperando che la vista della luce non dia fastidio. Io sono proprio fronte mare, al mattino apro, tiro su la tapparella, apro la tenda e vedo il mare, da una cosa fantastica, non riuscirei a vivere senza. Ecco, questo qui è il mio terrazzino, vabbè, una veduta d'insieme, non è che le mie piante che muoiono, infatti sono grasse e stanno dimagrendo, vabbè. E poi, questa invece è la mia scrivania. La scrivania è un piano di lavoro bianco di IKEA al quale poi ho aggiunto queste gambe in stile molto nordico, molto minimale, ecco, e alla quale ho abbinato ovviamente una sedia Vitra Inspire che appunto nel colore rosa secondo me riprende benissimo tutte le tonalità della camera. Ovviamente sopra c'è la pelle di pecora bianca che è immancabile sia su Instagram che su Pinterest. E la lampada della mia scrivania è quella di IKEA, quella con il cordino da accendere, e sotto vi ho posizionato una cornice che ho dipinto, verniciato con la bomboletta spray d'oro, con una cassetta all'interno, un portachiavette USB a forma di macaron preso da Carpisa, carinissimo, un'altra mia creazione, un presspapier con dei fogli per prendere appunti. Questo portapenne è realizzato sempre con bomboletta spray e tre barattoli di tre dimensioni diversi della passata rustica, della passata di pomodoro, nel quale ho messo appunto nel primo oggetti più d'ufficio, cioè la gomma all'interno, righello, penne, biro, poi qui tutti i miei stabilo con le fantastiche forbici di Tiger, quelle con le fragole, una bandierina e altre forbici a zig zag varie forme, poi un puffo e un temperino, un orologio, due portacandele e una casetta. Ecco, è molto, molto semplice, molto vuota, perché io qui faccio i miei pacchi regalo, utilizzo il computer che è portatile, quindi non mi piace l'idea di averci sempre il computer montato, ecco, e lo posiziono lì, è molto molto comodo. Sulla destra della scrivania troviamo da cima a fondo una scaffalatura dove quando eravamo piccine erano posizionati i nostri giochi. Adesso hanno lasciato il posto a queste scatole dove appunto nelle prime due ci sono tutti i miei attrezzi per il craft, per il do it yourself. Poi ci sono appunto sciarpe, berretti, e cartoline, di tutto. Diciamo che le cose che non sono libri, non sono abiti, sono finite lì dentro. E in ultimo, sopra al letto, troviamo queste nicchie che sarebbero da libreria, io invece le ho adibite sia un po' per i libri, ovviamente anche questi scelti cromaticamente perché i miei libri li tengo nella libreria gelosamente custoditi, qui ci metto appunto cose così, c'è un catalogo di una mostra, domino, libri di arredo, la lattina della coca, un origami fatto da una mia amica, candele, quant'altro, niente di particolare. Ecco. Ho dimenticavo di farvi vedere che dietro la tenda nascosto c'è un tris di moppe di IKEA che io utilizzo per organizzare le mie cose craft, sul quale sono posizionate delle piccole jar arbanelle, noi qui le chiamiamo, barattoli in vetro da conserve, su cui ho, pitturando con la vernice, creato dei tappi particolari, uno con la zebra che contiene stecchini, uno che contiene scacchi con sopra il maialino, una capretta con le mollette, delle stelline di origami, un cuoricino al profumo di citronella, una scodella della Mulino Bianco piena di numerini e un'altra con contenente dei tags con sopra appunto una teiera. Niente, volevo farvi vedere ancora questo particolare.